Parliamo un po' di Daniele Rugani. Nelle ultime voci di mercato si parla appunto di Rugani in cessione, anche lui da parte della Juventus, oltre a Benatia, di cui vi ho parlato ieri. Per la verità su Rugani siamo proprio alle ipotesi, siamo veramente in questo momento quasi alla fantasia, o meglio si è parlato di un sondaggio del Chelsea per Rugani alla Juventus. Ma non c'è nulla di verificato, di concreto, più di tanto, cioè innanzitutto il sondaggio, voglio dire, non è nulla di, non è qualcosa di spinto in fase di trattativa, ma è proprio una fase iniziale di un'eventuale trattativa. E poi c'è il discorso Sarri, cioè si dice il Chelsea potrebbe prendere Rugani perché Sarri diventerà il nuovo allenatore del Chelsea e potrebbe reclamare quello che è stato un suo pupillo all'Empoli, perché non dimentichiamo che Sarri Rugani l'ha fatto giocare per il 100% dei minuti a disposizione in quella Serie A, perché Rugani giocò 38 partite per 90 minuti, complice anche il fatto che non fu mai ammonito, quindi non ebbe squalifiche, non ebbe infortuni, ma Sarri non lo tolse praticamente mai dal campo. In quell'anno l'Empoli si salvò, come ricorderete. Poi l'anno dopo Rugani è arrivato alla Juve, Sarri è andato al Napoli, ci potrebbe essere questo ricongiungimento. Ma siamo ai se concatenati, cioè siamo veramente alle ipotesi delle ipotesi, perché Sarri non è il nuovo allenatore del Chelsea, non lo è ancora perlomeno e non è stato ufficializzato, non c'è nulla neanche di ufficioso in questo momento, siamo ancora veramente alle ipotesi di mercato. Quindi se Sarri diventerà il nuovo allenatore del Chelsea, vedremo, può darsi che effettivamente il Chelsea possa essere interessato a Rugani. Il discorso non è questo, il discorso secondo me è che la Juventus può in questo momento disfarsi di Rugani. Ma sarebbe un errore dal mio punto di vista. Ora, sapete che io, diciamo, sinteticamente, semplificando, sono pro Rugani, ma non è che sono pro Rugani, è che guardandolo giocare e guardando i suoi numeri mi sono convinto e non ho trovato argomenti contrari del fatto che Rugani è forte. Ha dei numeri, difensivamente parlando, da difensore esperto. I suoi difetti quali sono? Si dice Rugani non ha personalità, una frase che sinceramente ormai è anche abbastanza obsoleta, è stata abusata, ma non riesco a capire poi che cosa abbia di concreto dietro, perché è un'impressione, è una visione soggettiva, ma non c'è di oggettivo nulla, perché cosa significa avere personalità nel momento in cui tu tatticamente e tecnicamente fai giocate perfette e non commetti mai, perché non commette mai, errori difensivi. Cioè, ci lamentiamo di Benatia che ogni tanto ha delle amnesie e ci fa prendere gol, ed è giusto, ma poi massacriamo Rugani che gol non ce ne ha mai fatti prendere. Si sta ancora criticando Rugani per l'intervento da rigore su Galabinov alla seconda di campionato, quando lì era fuori gioco, per esempio. Cioè, già solo questo. E diciamo ormai massacrare Rugani si vince, a massacrare Rugani si vince alla lotteria, mentre a criticare Barzagli, per esempio, si viene additati come anti-juventini oppure ci si sente rispondere ti meriteresti Emiliano Moretti. Tralasciando questo aspetto, andando sul dato oggettivo, uno dei difetti di Rugani è sicuramente l'impostazione lunga, li sbaglia i lanci, ma primo punto, la Juventus non è una squadra che ha la necessità o la scelta, la voglia di impostare lungo, rilanciare lungo dalla difesa. La Juve esce dalla difesa a palla al piede con l'impostazione corta per scelta tecnica di Allegri, quindi che Rugani non sappia fare i lanci non ci interessa. B, secondo punto, non mi pare che abbiamo altri difensori che i lanci li sappiano fare una volta venduto Bonucci, cioè Chiellini che lanci sa fare, che impostazione lunga sa fare? Non mi pare che ci siamo posti il problema di cedere Chiellini perché non sapeva impostare, anzi a 33 anni gli abbiamo rinnovato il contratto fino alla sua, ai suoi 35, cioè fino al 2020. E Barzagli non mi pare sia una cima nei lanci lunghi, anzi quando dà via il pallone fondamentalmente lo spazza e lo butta fuori. Quindi cedere Rugani per questo motivo non mi sembra proprio una cosa sensata. Ci staremmo privando nell'ipotesi di un grandissimo difensore adesso e soprattutto nel futuro, perché vi ricordo che Rugani ha 24 anni e quindi voglio dire, bisogna dargli anche il tempo di diventare quello che può diventare, perché per me è già forte, ma il potenziale lo deve ancora esprimere. E che tra l'altro è italiano, quindi si dice poi sempre lo zoccolo duro della Juve deve essere italiano, i difensori italiani, la vecchia tradizione, la stiamo andando a sgretolare. Cioè ci teniamo Barzagli ben oltre la sua data di scadenza
e diamo via Rugani a 24 anni perché dopo tre stagioni non è entrato nelle grazie dell'allenatore e tramite questo nelle grazie dei tifosi, perché so già che anche voi che vi state guardando mi lascerete probabilmente dei commenti critici su Rugani dicendo sì, lo possiamo cedere, è già successo. Io non dico non possiamo cedere Rugani, mi rendo conto che se dopo tre anni questo giocatore non è diventato titolare e rischia di essere scavalcato anche da Caldara che deve ancora arrivare, ci può stare a cederlo. Accetterei anche l'idea, sinceramente, ma sarebbe comunque un errore e ne rimarrei convinto. Poi non avremmo mai la ricontroprova, perché se cediamo Rugani sono convinto che non vedremo esplodere Rugani, perché Rugani per esplodere deve stare alla Juve, quindi magari tra un paio d'anni che Rugani si trova in un'altra squadra diremmo hai visto, abbiamo fatto bene a darlo via perché non è esploso, non è diventato un grande giocatore. Sarebbe anche troppo semplicissimo questo discorso. Chiudo con l'ipotesi sostituzione di Rugani. Si parla di Matthijs de Ligt. Ve ne ho già parlato, è un difensore molto ben dotato, forte, che ha 18 anni e gioca nell'Ajax, è olandese. Scadenza del suo contratto 2021, quindi non possiamo aspettarlo, dobbiamo semplicemente andare lì, prendere i soldi e comprarlo, e ha però una valutazione di mercato superiore ai 40 milioni di euro. Quindi prendere De Ligt sarebbe molto molto costoso. Vi dico come la penso, non è impossibile. Non è impossibile, perché come vi ho già detto ieri, se cediamo Benatia sui 30 milioni ci facciamo plusvalenza e lo andiamo a sostituire con Godin, che paghiamo non più di 20 milioni perché ha la clausola rescissoria. Nel frattempo andiamo a cedere Sturaro, plusvalenza, Mandragora, plusvalenza, Cherry, plusvalenza, forse anche Audero, plusvalenza. Si sta parlando anche di Piazza, di cui vi parlerò in un altro video, ma probabilmente non sarà ceduto a titolo definitivo. E quindi un buon gruzzolo lo stiamo andando a comporre. In più Rugani non lo vendi a meno di 30 milioni e anche lì fai plusvalenza. È vero che stiamo per prendere Cancelo e pare che la formula sia 40 milioni cash, quindi senza la formula dell'obbligo del prestito, quindi qualche spesa la stiamo anche sostenendo, ma a fronte di tutto ciò forse la forza economica per andare a prendere De Ligt la Juve ce l'avrebbe, anche perché per un diciottenne come De Ligt più si può profilare rispetto a Cancelo del Valencia una formula di obbligo con pagamenti dilazionati eccetera eccetera. Quindi per farla breve, io Rugani non lo venderei, me lo terrei ben stretto e lo farei finalmente giocare titolare. Se poi dobbiamo sostituire Rugani, va benissimo De Ligt, lo prendo domani mattina, perché sono questi i giocatori che la Juve poi deve cercare di prendere. Per intenderci, De Ligt, se non lo prendiamo noi, lo prende un Real Madrid e lo trasforma nel nuovo Varane, e a me sta cosa non va bene, perché dobbiamo essere noi ad avere questi difensori così forti che poi esplodono e diventano tra i più forti del mondo. Ditemi la vostra opinione con i commenti, sono andato forse un po' lungo oggi nel video, vi chiedo scusa, ma se vi è piaciuto mettete comunque like. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche sui miei prossimi video. Nella descrizione qui sotto trovate anche i link per seguirmi sui miei profili social, fatelo, mi raccomando, a presto e sempre forza Juve!